Eccoci qui nell'Istituto Daniele Manin di Roma, abbiamo la preside Manuela Manferlotti, la quale adesso ci racconterà come è stata organizzata questa attività di inizio anno scolastico. E siamo in un istituto frequentato da oltre 800 alunni. Tutto è stato predisposto come da protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, linee guida del Ministero, e adesso chiediamo appunto alla preside innanzitutto come si inizierà l'anno scolastico. Allora, prima di tutto buongiorno, la scuola aspetta i ragazzi, apriamo le porte lunedì 14 come diciamo da calendario scolastico. Prima di tutto la grossa forza di questa scuola è stata l'organizzazione alacre e la presenza di collaboratori e docenti che hanno partecipato in tutti i modi per fare in modo che la scuola potesse riaprire. È stato fatto un grosso acquisto significativo di banchi singoli a partire dalla scuola dell'infanzia. Quindi abbiamo ordinato sul mercato con una gara una gara competitiva che ci consentisse di trovare una fornitura veloce ma anche con dei costi favorevoli per l'acquisto che saremmo dovuti andare a fare in data 21 luglio dopo la delibera degli organi collegiali deputati, e quindi con la partecipazione e la condivisione di questa scelta di utilizzare delle risorse in bilancio e stornarle per questo acquisto massivo. Quanti banchi avete acquistato? Abbiamo acquistato 790 banchi per tutti e tre gli ordini di scuola, perché la gara europea non prevedeva l'acquisto per i banchi della scuola dell'infanzia. E chiaramente in una condizione precedente i banchi della scuola dell'infanzia erano di forma quadrangolare o esagonale, tali che non garantivano il distanziamento, ma favorivano anzi la relazione e comunque un avvicinamento fisico tra i bambini. Ovviamente ciascun settore di scuola fruirà dei banchi, ma anche di quelle che sono le indicazioni per cui dovranno essere sistemati secondo il rispetto delle linee guida e del CTS. Sì, insomma. Quindi metterete in atto delle disposizioni diverse a seconda dell'età degli alunni, perché voi comunque avete bambini dai 3 ai 6 anni nella scuola dell'infanzia, poi c'è la primaria e l'istituto superiore di primo grado. E certamente, quindi per ciascun grado di scuola chiaramente ci sono delle caratteristiche diverse che osservano e contemplano quella che è l'esperienza didattica dell'alunno in crescita. È chiaro che per la scuola dell'infanzia si predilige di favorire attività con spazi all'aperto, e fortunatamente noi abbiamo dei giardini che quindi ci consentono di fare attività finché il tempo resiste, certo, all'aperto. Certo. Ma è anche vero che questa è una scuola a tempo pieno per tutti i tre gradi di scuola. Di conseguenza gli orari sono abbastanza prolungati, e un'altra cosa importante è stata gestire l'attività di ingresso e di uscita frazionando i turni e potendo fruire in una scuola grande di uscite diverse che potessero consentire in parallelo agli alunni delle stesse classi l'ingresso contiguo e contemporaneo, e diciamo ottimizzare in una fascia oraria tra le 8 e le 9 il giusto distanziamento rispetto agli ingressi e alle uscite. Garantirete il tempo pieno? Assolutamente sì, diciamo che il servizio mensa poteva essere fruito fin dal primo giorno. Sono stata io, e oggi porterò la mia proposta in consiglio d'istituto, a diciamo cercare di ottimizzare le attività di mensa successivamente alla tornata elettorale, per due motivi. Uno, perché la prima settimana è di assestamento, iniziano anche le classi prime, c'è un affiancamento tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria per il passaggio degli alunni dalla scuola materna alle classi prime della scuola elementare. Quindi preferisco, concordemente con i docenti di tutti e tre i gradi di scuola, far sì che sia un momento anche di acclimatamento, no, a questa nuova scuola che andiamo a sperimentare. Successivamente alla tornata elettorale faremo la sanificazione. Certo.
che chiaramente non era prevista, insomma, nelle attività del comune, e quindi potremo garantire anche con la sanificazione dei locali mensa una fruizione di questa attività che per noi è funzionale per i tempi scolastici che abbiamo adottato da sempre per tutti, ma in modo igienico e salubre. Senta, lei ha citato i docenti. Sì. Cosa prevede per i lavoratori fragili? Allora, abbiamo contrattualizzato il medico competente, questo perché ci siamo anche fatti consigliare da tutte le figure di sistema, no, che ruotano intorno alla scuola, e quindi il responsabile del servizio prevenzione e protezione, che collabora con me, insomma, in modo contiguo, ha consigliato di contrattualizzare questa figura esterna in modo tale da poter garantire nella piena privacy e nel diritto del lavoratore la possibilità di poter fruire di un certificato di inidoneità sul quale poi io posso nominare la graduatoria d'istituto. Certamente, quest'anno c'è la novità di poter nominare sin dal primo giorno. Sì, quindi, però è anche vero che per esempio l'organico COVID, che è una dotazione integrativa che consente anche di rimodulare l'organizzazione classe in modo gruppale, no? All'interno dell'orario curricolare, o consente la gestione delle sostituzioni in caso di assenza del docente, perché molto del mio personale è personale che viaggia sui treni. Questa è una scuola, diciamo, che sta nei pressi della stazione Termini, quindi spesso viene scelta anche per questo motivo, cioè una comodità per il raggiungimento, e allora questo organico potrà essere fruito però con convocazione dal 14 settembre con un contratto fino all'8 giugno. Ovviamente, qualora e laddove dovesse arrivare, sarà anche un organico che ci consentirà di sostituire in maniera perentoria e repentina l'assenza del giorno stesso. Quanti docenti Covid si prevedono? Al momento abbiamo avuto una dotazione di 10 unità per la scuola primaria, per il numero complessivo delle classi che sono 20, 3 per la scuola dell'infanzia su 6 sezioni e 8 unità sulle 9 sezioni della scuola secondaria di primo grado, che ci consentiranno di sdoppiare classi molto numerose. E un'ultima domanda: il rapporto con i genitori è stato portato avanti attraverso il consiglio d'istituto? Sì. E sono stati informati, immagino. Su tutto, io non faccio un passo senza che comunque la presidente del consiglio d'istituto non venga interpellata. Oltretutto, anche le misure economiche, sebbene io abbia un'autonomia negoziale entro i 40.000 euro, vengono sempre condivise, perché le famiglie sono protagoniste assolute di questa esperienza. Anzi, stiamo mettendo a punto una serie di vademecum che tradurremo in più lingue, perché questa poi è una scuola ad alta densità di immigrati di seconda e terza generazione provenienti dal Bangladesh e dalla Cina e anche da altri paesi dell'est Europa di recente, in modo tale che tutto messo sul sito ci possa consentire la maggiore trasparenza e comunicazione in assoluto. Certo. Bene, Presidente, allora buon inizio. Grazie. In bocca al lupo dell'anno scolastico che verrà. Grazie.